Buongiorno, 18 maggio, giovedì, siamo su TV7 al bar Il Macinino, via Bellabona 30. Oggi San Felice da Cantalice e San Dio Scuro, la comunità di Capria Irpina in festa. Ieri la prima giornata, la prima processione con le celebrazioni, oggi il secondo giorno, ne parleremo ampiamente in questo punto informativo. Partiamo dall'Emilia Romagna, però, dove anche oggi è allerta rossa. Scuole chiuse, il 23 maggio, Consiglio dei Ministri. Finora purtroppo sono 9 le vittime accertate, 4.000 circa gli sfollati. In 24 ore, pensate, sono venuti giù 200 mm di pioggia. Veniamo in Irpinia per una brutta notizia: rivolta dei detenuti ad Avellino, poi la protesta è rientrata dopo una serie di trattative. Gli appuntamenti alla Tripalda questa sera alle 20, la messa al centro polivalente Simone Casillo in Contrada Santissimo, poi il calcio d'inizio del 14° Memorial di calcio a 5 per ricordare, per non dimenticare questo giovane atripaldese. A Capriglia Irpina torniamo alla festa, alle 8 la banda della città di Serino percorre le strade del paese, poi alle 9 e alle 10 le sante messe in onore di San Felice, alle 11 la concelebrazione in piazza col vescovo Arturo Aiello, questa sera alle 19 la processione, alle 20:30 santa messa vespertina, alle 21:30 lo spettacolo delle musiche con il gruppo Zecche Tamme, poi i consueti fuochi pirotecnici a cura del cavalier Iannace da Montesarchio. Domani alle 18 all'Accademia dei Concorsi il mio monologo Lettere dal Fronte con Paolo De Vito. Vi aspetto in via Capozzi 28 di fronte all'ingresso CUP dell'ASL per questo nuovo appuntamento. Per quanto riguarda la Champions League, 4-0 al Real Madrid, il Manchester City vola in finale, se la giocherà contro l'Inter da italiani. Ovviamente non possiamo che tifare per i nerazzurri. Con questo è proprio tutto, ci ritroviamo domani, venerdì 19 maggio.